L'ultimo esempio che voglio mostrarvi è l'esatto contrario del precedente, nel senso che voglio prendere questo file ottenuto dall'unione di due canzoni e distinguerlo, separarlo nuovamente in due file separati, in due file distinti. Quindi queste due che sono gli originali le cancello, elimina, e vorrò ottenere in pratica di nuovo i due originali ma separando questo. Intanto lo devo aprire in Audacity. Piuttosto che aprire Audacity e poi fare file apri, potrei anche provare questa opzione: prendere il file, trascinarlo direttamente sull'icona, lasciare il pulsante e dovrei ottenere lo stesso risultato che avevo ottenuto nei due tutorial precedenti aprendo prima il programma. Infatti ecco che il file si sta regolarmente aprendo. Intanto vediamo di chiudere la guida. Ecco, qui il file si vede molto chiaramente la parte centrale dove ci sono i secondi di silenzio che avevamo lasciato, quindi non dovrebbe essere affatto difficile separare le due canzoni. Parto proprio da questo punto di silenzio, ecco, non è nemmeno necessario forse zoomare la canzone, e evidenzio fino alla fine del brano. A questo punto vado a fare un bel modifica taglia e già si vede che ho tagliato. Faccio file nuovo e un bel modifica incolla, ecco qua. Quindi ho praticamente, se qui vado a zoomare la canzone indietro, ho adesso i due file separati e distinti. Anche qui posso fare questo zoom all'indietro e quindi, come possiamo facilmente vedere, le due canzoni si sono nuovamente separate. Non mi resta che salvare per ottenere il risultato finale. Quindi file, esporta, abbiamo detto che va sempre fatto, esporta, mi assicuro che ci sia file mp3, questa dovrebbe essere solo la canzone di Zucchero, quindi Zucchero sul desktop, salva, do ok e si sta salvando. Ed ecco completato il salvataggio del primo brano, quindi qui posso chiudere, rispondo di no perché l'esportazione è già un salvataggio per conto suo, e qui di nuovo file, esporta, e vado a fare Vasco, ok, salva. Qui potrei scrivere il nome dell'artista, il titolo della traccia, che è utile farlo perché poi sui lettori mp3 queste informazioni appaiono, quindi sono molto utili, quindi magari con più calma rispetto a quella che ho io fatelo, e qui clicco ok e parte il salvataggio. Ottimo, a questo punto il lavoro è finito. Se qui chiudo e non salvo, i file che ho ottenuto sono questi due, i file che ho appena creato, e sono le due canzoni originali che però ho ottenuto separando, tagliando un'unica traccia. Questo ultimo tutorial vi sarà molto utile perché a volte capita, scaricando dei brani musicali da internet, che siano appunto 4-5 canzoni tutte in un unico file in sequenza una dietro l'altra, e invece in questa maniera li potete tagliare. Un altro modo per sfruttare questo può essere quello di tagliare magari dei brani da dei podcast che potete scaricare regolarmente, legalmente, dai siti delle radio. Ad esempio sul sito di Radio 1 ci sono molti podcast di tutte le trasmissioni radiofoniche, e quindi appunto potreste estrapolare le canzoni, grazie a questo ultimo tutorial, da quei podcast che sono dei file mp3. Arrivederci al prossimo tutorial su www.infocorsi.it.